La formazione dei lavoratori è fondamentale per prevenire gli infortuni. La questione è stata discussa in un incontro organizzato dalla CISL di Milano e rivolto agli RLS, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il dibattito è servito anche a fare il punto sulle modifiche normative in materia intervenute nel tempo. A luglio è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni che regolamenta la formazione degli addetti RSPP, addetti alla sicurezza. Questo ha portato delle modifiche anche nella formazione degli RLS e dei lavoratori. Per questo motivo abbiamo pensato come dipartimento di promuovere un evento seminariale rivolto agli RLS per fare un po' il punto della formazione. Le modifiche sono state importanti e come dipartimento CISL Milano Metropoli nelle prossime settimane apriremo dei confronti con le altre organizzazioni sindacali e datoriali per fare in modo di riuscire a ottenere un patto territoriale sulla formazione che riguarda gli RLS e i lavoratori. La formazione è una misura generale di tutela che rientra nella prima parte del decreto 81, quindi appunto nelle misure importanti per la prevenzione in azienda. È un obbligo del datore di lavoro e se non ottempera questo obbligo il datore di lavoro è sanzionato penalmente. Quindi la formazione è sicuramente una leva importante nella prevenzione degli infortuni e degli incidenti nei luoghi di lavoro. La formazione non è sempre facilmente realizzabile. Talvolta per qualche resistenza delle aziende, ma anche per l'impatto negativo di enti formativi poco seri e per i cambiamenti nel mondo del lavoro. Parlare del tema della formazione, che oggi è un tema importante, ancor più vista la popolazione lavorativa, vista la complessità dei nostri ambienti di lavoro, ed è sempre più difficile poter pensare di poterla realizzare in maniera efficace e, come dice la norma, in maniera adeguata, perché la popolazione lavorativa è sempre più varia e mutevole, perché in realtà la permanenza dei lavoratori non è sempre così garantita ormai, perché c'è questa, diciamo, l'insieme della contrattazione collettiva ha portato sempre di più i contratti, i nuovi contratti flessibili hanno portato quindi a una continua turnazione, a una continua in realtà flessibilità di quello che è la permanenza e quindi l'attività lavorativa, e questo comporta la difficoltà di poter realizzare una formazione che non solo sia adeguata, ma anche solo che sia fatta, diciamo, prima che le persone vengano adibite all'attività lavorativa. Pensiamo ai voucher, pensiamo in realtà anche ai somministrati di manodopera che molto spesso hanno una durata nelle aziende molto breve, molto minima. Nel 2015 nel Milanese sono stati denunciati 38.660 infortuni, tra cui 48 mortali. Ecco perché serve tenere sempre alta l'attenzione.